Ma questo benedettissimo metodo dell'immersione funziona per imparare l'inglese, sì o no? Oggi vi darò una risposta completa e magari vi spiegherò anche quella che è stata un po' la mia esperienza, la mia storia nel diventare fluente sia nella lingua spagnola che nella lingua inglese. Innanzitutto, se non mi conoscete, io sono Mattia e sono il massimo esperto per quanto riguarda la strategia e la metodologia dell'apprendimento della lingua inglese. E quest'oggi, appunto, vi spiegherò un attimino come funziona il metodo dell'immersione. Allora, prima di partire vorrei esprimere qualche concetto. Innanzitutto, per imparare la lingua inglese avete bisogno di due cose. La prima cosa è capire come il nostro cervello è stato programmato a imparare una lingua, perché tutte le persone del mondo hanno seguito lo stesso procedimento per imparare la propria lingua madre. Ok? Quindi la prima cosa da fare è appunto replicare questo metodo procedurale che, diciamo, è un apprendimento naturale della propria lingua madre. Ok? Quindi replicando questi passaggi nella lingua inglese diventeremo fluenti, diventeremo bravi nella lingua inglese come se fosse la nostra lingua madre. Ora, qual è il problema? Il problema è che molti di voi ovviamente vivono in Italia, non vivono all'estero, quindi vivono in un ambiente circondato di suoni italiani, quindi è un po' difficile immergere la propria persona in un ambiente dove possiamo assorbire i suoni inglesi. Quindi cosa succede? Che dobbiamo emulare il fatto di vivere, per esempio, in Inghilterra. Quindi come si fa a fare questa cosa? Semplicemente dovete innanzitutto modificare il vostro ambiente e modificare le vostre abitudini. Ok? Madonna mia, mi sto guardando e guardate che capelli lunghi, perché sono qui, anche qui a Madrid c'è il coronavirus, quindi bisogna stare in casa in quarantena. E quindi non posso andare dal parrucchiere, ok? E quindi è un po' un problema per quanto riguarda la qualità un po' dei video, ok? Non è che abbia una bella presenza di mio, però voglio dire, già peggioriamo questa situazione. Ma comunque, quindi cosa avete bisogno? Avete bisogno di modificare il vostro ambiente. Questa è una cosa assolutamente necessaria e di conseguenza le vostre abitudini. Quindi incominciate, vi do qualche consiglio, qualche trucchetto, incominciate a cambiare la lingua dei vostri dispositivi elettronici, il vostro cellulare, il vostro computer, il vostro iPad, il vostro iPod, il vostro smartwatch, quindi qualsiasi dispositivo elettronico deve da adesso in poi essere impostato nella lingua inglese. D'oggi in poi dovete leggere solamente cose in lingua inglese. Dovete impostare la lingua di Facebook, Instagram, di YouTube in lingua inglese. Dovete cominciare a guardare video di YouTube in lingua inglese, guardare serie televisive in lingua inglese, guardare film in lingua inglese, ascoltare solamente canzoni in lingua inglese, e imparare a memoria il testo. Ok? Consumare audiolibri in lingua inglese, leggere libri in lingua inglese ed è esattamente quello che faccio anche io tutti i fottutissimi giorni, ok? Ed è quello che fanno tutte le persone che sono diventate fluente, ok? Nella lingua inglese come seconda lingua. Non c'è l'alternativa a questa cosa. E quindi da qui, appunto, da questo metodo, questa strategia di apprendimento della lingua inglese deriva appunto il metodo dell'immersione, che, come dice la parola stessa, consiste nel immergere la propria testolina, la propria persona in un ambiente dove possiamo assorbire quasi in modo automatico nuovi suoni. Ok? Quindi la cosa migliore in realtà, ovviamente, sarebbe quella di andare, per esempio, a vivere a Londra. Se voi andate a vivere a Londra, l'apprendimento della lingua inglese sarà quasi automatico. Questo non vuol dire che sarà semplice, facile, veloce e non vi dovrete impegnare. Anzi, dovrete impegnarvi il doppio e accelerare e darvi una mossa, perché sennò rimarrete sempre indietro. E purtroppo, ve lo dico già in anticipo, se voi avete competenze zero e vi trasferite all'estero, per esempio domani mattina, sarete insufficienti
Non è che siete stupidi, ho detto che siete temporaneamente insufficienti, quindi non sarete bravi abbastanza per competere con le persone del posto, che non so se mi state seguendo. Quindi, per esempio, quando io mi sono trasferito qui a Madrid, i primi mesi, le prime settimane, io non ero abbastanza capace per parlare in spagnolo con una persona madrelingua spagnola, ok? Sono diventato bravo con il tempo, però ragazzi, tutte le sere arrivare a casa con il mal di testa perché io frequentavo l'università qui in Spagna, quindi parlare in spagnolo con i miei amici, con i professori, ascoltare solamente in spagnolo, ragazzi, dopo ore e ore e ore tutti i giorni arrivate a casa che siete davvero distrutti, ve lo posso garantire. Quindi sì, è la cosa più intelligente da fare, per esempio andare all'estero qualche mese, qualche anno, però è anche una cosa fottutamente difficile, è anche la cosa più difficile in assoluto a livello psicologico, a livello di relazione, a livello economico, a livello di tutte le problematiche che adesso vi vengono in mente, ok? Quindi, cosa fare? Come applicare appunto il metodo dell'immersione vivendo in Italia? Innanzitutto è assolutamente possibile. Qualsiasi persona può farlo, qualsiasi persona di qualsiasi età, di qualsiasi sesso, di qualsiasi etnia può e deve, in realtà deve applicare il metodo dell'immersione perché non c'è l'alternativa, ok? Voi dovete innanzitutto, la prima cosa da fare è rimuoversi dalla vostra testolina questo metodo accademico con un approccio di tipo grammaticale. Ragazzi, lo dicono tutti, lo dicono tutte le persone che sono fluenti in una seconda lingua straniera, che il metodo scolastico, che la scuola tradizionale in generale, non solamente quella italiana, per quanto riguarda l'apprendimento di una lingua straniera, il sistema è sbagliato, non funziona. Perché? Perché voi dovete replicare il metodo procedurale che abbiamo utilizzato per imparare la nostra lingua madre. E tutti noi abbiamo seguito gli stessi procedimenti. Vi dico io quali sono le tre fasi. La prima fase è quella dell'ascolto. L'ascolto ripetuto, anche se non capite, anche se non capite, ed è normale non capire. Cioè, se voi ci pensate, se io adesso, dovessi ascoltare un video, guardare e ascoltare un video, dovessi ascoltare un podcast, dovessi ascoltare un'intervista in lingua russa. Cioè, è ovvio che non ci capisco nulla, è ovvio, non ho mai ascoltato il russo. Per 20 anni ho ascoltato solamente la lingua italiana. È ovvio che così da un giorno all'altro il mio livello di difficoltà è troppo elevato. Quindi in realtà bisognerebbe partire a fare le cose difficili fin da subito. E sono difficili nel momento in cui non vi siete allenati abbastanza nel passato, ok? E diventeranno più semplici, più facili con il tempo. Vi faccio un esempio. Se voi adesso guardate un film in inglese, guardate un video in inglese, è ovvio che non ci capite nulla, è assolutamente normale che non ci capite nulla, cioè è naturale che non ci capite niente. Cosa dovete fare? Dovete innanzitutto guardare un video con i sottotitoli, tradurre i vocaboli che non capite e dedurre, okay, il significato di ogni singolo vocabolo attraverso il contesto nel quale è inserito il singolo vocabolo, appunto. Successivamente, se non avete capito nulla, riguardate il video fino allo sfinimento, fino a che non capite almeno l'80% di quello che state ascoltando e leggendo attraverso i sottotitoli. Questo perché? Perché il nostro cervello è stato programmato a imparare le cose, a capire le cose attraverso la ripetizione. Okay? Se voi leggete un concetto, se voi leggete anche, non so, un teorema di matematica una volta, è ovvio che non lo capite. Se voi lo leggete 20 volte, lo memorizzate e lo capite. In realtà sono 21 le volte che dovete ripetere un concetto prima di capirlo, però vabbè, non voglio entrare nei dettagli. Quindi il metodo dell'immersione è ovvio che funziona ed è l'unico che funziona in realtà. È l'unico che funziona perché è l'unico che produce risultati pratici, risultati concreti e misurabili. È ovvio che se voi vi fate ancora prendere per il culo dai vostri professori, dalle scuole, dalle accademie che vi vendono, se non è ancora vendervi certificati B1, B2, C1, C2, cioè tutte queste cose qui, ragazzi, prima le abbandonate, prima diventate fluenti, prima diventate capaci. Ma è così, lo dicono davvero, lo dicono in tantissime persone. Potrei farvi i nomi, per esempio, di tutte le persone poliglotte, tu su YouTube. Le persone poliglotte sono quelle che parlano
tante lingue straniere, ok? Fluentemente, quindi 5, 6, 10 lingue, 15 lingue, 20 lingue, ok? Io per esempio ne parlo 3 e va bene, non sono un poliglotta, però magari ci arriverò un giorno, chi lo sa. E tutte queste persone dicono esattamente la stessa cosa. Perché? Perché il processo che dovete in realtà seguire è al contrario. Voi fondamentalmente qual è il vostro errore? Diciamo, questo è un video in realtà, quindi la comparazione tra il metodo di immersione e il metodo scolastico. Quindi qual è il vostro problema? Il vostro problema è che siete focalizzati troppo sulla grammatica inglese. E va benissimo studiare la grammatica, però dovete capire che è una parte del processo. La grammatica è una parte del processo, non è tutto il processo. Non è che se voi diventate bravi a padroneggiare la grammatica inglese, in realtà a saperla ripetere, allora automaticamente, così con uno schiocco di dita, diventate capaci a fare tutto. Evidentemente non è così, perché è giusto studiare la grammatica, sì, però ha un suo momento. Ok, su un momento specifico all'interno del processo. Quando appunto avete applicato il metodo dell'immersione attraverso l'ascolto ripetuto. Vi stavo dicendo prima le 3 fasi per diventare fluenti nella lingua inglese. Uno è l'ascolto ripetuto. Ascolto ripetuto, mesi, 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 settimane, settimane ad ascoltare, anche se non capite, capirete col tempo. Questa cosa vi sembra strana, ma è esattamente così. È esattamente così. Due, la pratica. Dovete continuamente praticare, praticare, praticare. Come si fa? Vivendo in Italia ci sono delle tecniche specifiche. Per esempio, parlare da soli, ok? Registrare la propria voce e ascoltarla. Parlare con qualcuno, con qualche straniero, magari prendere delle coaching piuttosto che delle lezioni private su internet in maniera digitale, oppure fare degli appuntamenti di persona con qualcuno, ma di lingua inglese, ok? Però fondamentalmente la cosa più intelligente è parlare da soli. Io in questo momento sto parlando da solo in italiano, però potrei parlare tranquillamente in spagnolo o in lingua inglese, ok? Non lo faccio perché sennò diventa troppo confuso in questo video, mi rendo conto. Quindi la pratica continua, continuamente praticare seguendo le come posso dire? Incominciando a praticare anche se non siete capaci e anche se trovate difficoltà, perché è ovvio che all'inizio, quando voi provate a creare un output, quindi a produrre un suono in maniera autonoma, è ovvio che trovate una difficoltà, è ovvio che non siete capaci, è ovvio che dovete allenarvi. Però dovete avere anche l'intelligenza, che molti di voi hanno, ma una minor parte ovviamente non riesce a capire ancora questi concetti. Di dire ok, è difficile, ok, non sono capace, però attraverso l'allenamento posso rendermi capace. Perché? Perché se per 20 anni voi avete sempre ascoltato e praticato l'italiano, vi servirà qualche mese, qualche anno per ascoltare e praticare la lingua inglese, per poi appunto diventare capaci nella lingua inglese. Però prima partite e prima arrivate, ok? Siccome il percorso è lungo, è meglio un attimino svegliarsi fuori e cominciare a fare le cose giuste fin da subito. E la terza fase, quindi l'ascolto ripetuto, pratica continua, e la terza fase è appunto quello che voi riuscite a parlare la lingua inglese in modo automatico. In modo automatico voi pensate in inglese, innanzitutto capite quello che state ascoltando così in maniera automatica. Rispondete, quindi avete la capacità di produrre suoni, di produrre frasi di senso compiuto quasi in modo automatico, e anche in realtà produrre qualcosa di scritto in un modo quasi automatico. Diciamo che la lettura e la scrittura sono le ultime cose che in realtà dovreste fare per imparare una lingua straniera. Perché? Perché nel nostro processo naturale di apprendimento della nostra lingua madre, la scrittura e la lettura sono le ultime cose che abbiamo fatto. Che un bambino, cioè, se voi ci pensate, è così banale la cosa. Un bambino, prima di andare a scuola, prima di andare alle elementari, è già capace a parlare, lo capisce già l'italiano, se voi ci pensate. Cioè, un bambino di 5 anni che vive in Italia è già capace a parlare l'italiano, capisce già quello che l'ambiente circostante gli sta trasmettendo, gli sta dicendo. Poi va a scuola e incomincia a leggere e scrivere, però prima ancora di leggere e scrivere la lingua italiana è già capace, è già fluente in italiano. Ok? E quindi come ha fatto a diventare fluente? Esattamente facendo questi passaggi che vi ho appena detto, attraverso l'ascolto ripetuto e attraverso la pratica. Praticare anche se non si è capaci, anche se non si è capaci, perché è normale all'inizio non essere capaci, diventerete capaci con il tempo, agendo nell'azione pur non essendo capaci, ok? E appunto la terza fase, quando voi diventate fluenti in un modo automatico,
Questa cosa richiede ovviamente tempo, richiede il giusto metodo, richiede un giusto percorso, però qual è il problema? Il problema è che se voi continuate a fare le stesse cose, che non producono risultati nel breve e nel lungo termine, cioè, non diventerete proprio mai fluenti nella lingua inglese. Se voi siete focalizzati sulla grammatica, seguire il metodo tradizionale, cercare le lezioni di grammatica su YouTube spiegate in italiano, secondo voi arrivate da qualche parte, seguendo le lezioni di grammatica inglese spiegate in italiano, quindi poi voi avete l'abilità di ripetere a pappagallo le regole grammaticali, ma secondo voi è questo obiettivo, questa abilità frega qualcuno? Cioè, quando voi andate in un'azienda per cercare lavoro, quando magari il vostro datore di lavoro vi darà una promozione, magari voi avete l'opportunità di andare a lavorare all'estero, di vivere all'estero, di studiare all'estero. Per esempio, io faccio tutte queste cose, le ho fatte in passato e continuerò a farle. Io non vivo più in Italia da quando avevo 19 anni. Cioè, secondo voi le aziende, le università, le scuole, secondo voi gliene frega dei vostri certificati? Gliene frega che voi siete capaci nella grammatica? Assolutamente no. Alle aziende gliene frega che voi siete capaci a parlare in inglese, a parlare con un cliente in inglese, che riuscite a capire al volo quello che state ascoltando, che riuscite a scrivere un'email, riuscite a leggere, a interpretare un testo. Cioè, sono queste le abilità che vi servono. Tutto il resto è secondario. Quindi diciamo che il vostro processo nel diventare fluenti nella lingua inglese, comunque nel cominciare a ingranare, a studiare l'inglese, comunque molti di voi si impegnano, lo so di per certo che molti di voi vogliono e sono motivati a imparare l'inglese, però questo non è sufficiente, perché se voi avete voglia, se voi siete motivati e poi fate le cose sbagliate, voi non potete ottenere risultati giusti, cioè è proprio impossibile come cosa, lo dice la natura, lo dice la scienza, lo dice la matematica, lo dicono le statistiche, che non è una mia opinione, perché le mie opinioni sono inutili. Io mi baso su quelli che sono i fatti. Ok, quindi il metodo dell'immersione è ovvio che funziona ed è l'unico che funziona. È l'unico che funziona. È l'unico. Perché tutto il resto, comunque, se voi ci pensate, non ha funzionato. Se voi fate tutti questi esercizi che vi ho detto all'inizio del video, voi, il vostro livello di inglese migliorerà tantissimo, tantissimo anche nel breve termine. E per esempio, vi racconto un po' quello che è stato il mio percorso. Io ho frequentato la scuola dell'obbligo in Italia e ovviamente elementari, medie, scuole superiori, tutte le settimane studiare l'inglese, verifiche in inglese, interrogazioni in inglese. Comunque non sto banalizzando, però era abbastanza difficile e alla fine della fiera comunque ho preso il mio diploma, ho preso i miei certificati, ho fatto anche dei viaggi studio, delle vacanze studio a Londra. E quindi tutto sommato ero capace nella grammatica inglese. Però poi l'abilità pratica, poi quando per esempio parlate con uno straniero, quando fate un viaggio, quando parlate con un cliente che vive dall'altra parte del mondo, o un vostro amico che magari è bravo nella lingua inglese e volete praticare con lui, non lo so, potete fare tantissime cose in realtà, vi accorgete che tutto quello che avete imparato a scuola non serve. È incredibile questa cosa, non serve. Cioè, ha un suo perché, però nella realtà poi non serve. Non sto dicendo che la scuola fa schifo ed è inutile, assolutamente no. Però sto dicendo che nell'atto pratico di fare cose importanti, la scuola dell'obbligo soprattutto non mi ha aiutato in questo senso. Cioè, è giusto dire quello che è stato il mio percorso. Poi magari una persona mi può dire: io sono diventato fluente nella lingua inglese, so padroneggiare benissimo la lingua inglese perché sono andato a scuola, perché ho frequentato questo corso, va benissimo, perfetto, anzi ti stringo la mano e sono felice per te, però nella maggior parte dei casi anche le statistiche sono dalla mia parte, ok? E successivamente mi sono trasferito qui a 19 anni, forse avevo 19 anni e mezzo, mi sono trasferito qui a Madrid perché volevo entrare nell'università di turismo e appunto con un approccio, con un'enfasi diciamo sulle lingue straniere. E anche qui in università, cioè, perché qual era il mio sogno, il mio obiettivo, era quello di andare a studiare all'estero, vivere all'estero per imparare le lingue straniere. E anche qui nell'università spagnola c'è sempre questo fottutissimo metodo scolastico con un approccio di tipo grammaticale. E cosa succedeva? Cioè, qual è il paradosso? State ben attenti a quello che vi sto dicendo. Il professore, che era madrelingua spagnolo, ovviamente io ho frequentato l'università, non ho fatto l'Erasmus, ho fatto proprio tutta l'università, tutto il percorso, il professore madrelingua spagnolo spiegava l'inglese parlando in spagnolo.
E quindi, secondo voi, io ho imparato meglio lo spagnolo o l'inglese durante le lezioni di inglese? Io ho imparato meglio lo spagnolo, è incredibile questa cosa. E quando lo dico alle altre persone non ci credono, ma è esattamente così. Cioè, io durante le lezioni di inglese, frequentando l'università qui a Madrid, ho imparato lo spagnolo. Non ho imparato l'inglese, perché? Perché il professore parlava in spagnolo, spiegando l'inglese. Poteva benissimo parlare in spagnolo spiegando la matematica, io avrei comunque capito lo spagnolo, perché non è importante ciò che state ascoltando, ma l'importante è che lo state ascoltando in inglese, che questa è un po' la chiave. Cioè voi non dovete studiare l'inglese per diventare bravi in inglese, voi dovete studiare un argomento che vi interessa, un argomento che vi piace in inglese, così diventate bravi in inglese, no? Queste piccolezze, queste differenze però, alla fine dei conti sono quelle che vi portano la maggior parte di soddisfazione e di risultati, ok? Perché è così, cioè, ragazzi, è così, ve ne state accorgendo anche voi, dai, per favore, cioè, non sono qui a parlare male, cioè, non è, il mio obiettivo non è quello di parlare male, di offendere le persone, ma assolutamente no, cioè, mi faccio i fatti miei qui nella capitale spagnola, però, però le statistiche, i numeri, la vostra emozionalità nel raccontare queste cose, diciamo, voglio condividere appunto quella che è stata la mia esperienza, magari l'esperienza di molti di voi, ok? Cosa succede? Succede che questo è stato un po' il mio percorso, e quindi l'inglese poi, lo spagnolo ovviamente l'ho imparato per osmosi, quindi frequentando l'università, lavorando qui a Madrid, quindi in un ambiente appunto dove io ero immerso qui in Spagna, ovviamente io ho imparato lo spagnolo, diciamo, assorbendo quelli che sono i suoni della mia circostante. Però cosa succede? Che l'inglese l'ho imparato anch'esso, l'ho imparato qui in Spagna, mentre imparavo lo spagnolo, applicando il metodo dell'immersione. Quindi io, per esempio, ho imparato lo spagnolo e l'inglese nello stesso tempo. Quindi per voi che vivete in Italia e volete imparare l'inglese, il metodo dell'immersione è perfetto, è quello più semplice, quello più veloce, quello più pratico, quello che vi darà più risultati anche nel breve termine. Perché cos'è che facevo? Quando andavo in università, in metro, 25 minuti, mezz'oretta, ascoltavo i podcast in lingua inglese. Guardavo video in lingua inglese. Quando arrivavo a casa, aprivo YouTube e guardavo video con i sottotitoli automatici in lingua inglese. Ho comprato dei corsi, ma non dei corsi di grammatica inglese, dei corsi inglesi dove spiegavano tante cose. Per esempio, io ho il mio business online diciamo, di videocorsi, di corsi digitali, di prodotti digitali, di coaching, quindi anzi ne approfitto adesso per dirvi di iscrivervi al mini corso gratuito, e se non l'avete ancora fatto, entrate, accedete all'interno del Masterpack, perché è, diciamo, il percorso più completo che potreste trovare nel panorama italiano, che vi dà tutti gli strumenti per diventare fluenti nella lingua inglese, diciamo, nel minor tempo possibile, ok? E quindi io studiavo questi argomenti, studiavo argomenti del business online, come creare un sito web, come fare questo, come fare l'altro, come gestire i clienti, come gestire i pagamenti, come fare questo, come fare l'altro. Però studiavo in inglese, un argomento che mi interessava, un argomento che mi serviva in quel momento, ok? Io, per esempio, su YouTube non guardo più video in italiano, guardo video solamente in inglese. Io non guardo più film in italiano, io li guardo in inglese o in spagnolo, non guardo più video in italiano. Cioè, io faccio queste cose perché? Perché mi devo immergere, e queste cose le facevo anche all'inizio, le facevo 3 anni fa quando ho incominciato. Perché voi appunto dovete modificare il vostro ambiente e immergere la vostra testolina, ok? Facendo ragionare il vostro cervello con nuovi suoni, con nuove espressioni, con nuove frasi e con nuovi vocaboli. Quindi io facevo queste cose, le faccio tuttora e continuerò a farle, perché anche qual è il vostro limite, che è un limite mentale? È che voi pensate, ok, frequento un corso, frequento un'accademia, frequento anche la scuola, frequento qualcosa per 3 mesi, per 6 mesi, per 9 mesi. Divento capace per quei 9 mesi lì, poi basta, è finito tutto. No, voi dovete continuamente consumare risorse in lingua inglese fino allo sfinimento, da qui per 10 anni, ok? Perché è così che funziona, non è che voi
finito di studiare l'inglese, poi basta, ve ne dimenticate per sempre. Evidentemente non è così. Se io sono ancora qui, ancora adesso, dopo 3 anni, dopo che ho immerso la mia testolina per ore e ore e ore al giorno, se io sono ancora qui a praticare il metodo dell'immersione, ci sarà un motivo, ok? Quindi non vi ho dato tanti dettagli in realtà sul metodo dell'immersione, perché farò magari video più specifici di come funziona, che è, diciamo, di cosa fare, quante ore immergervi, quante cose ascoltare. In realtà è tutto spiegato nel masterclass, però magari do anche qualche contenuto gratuito per attirare qualche persona, per attirare qualche cliente, per farvi capire che comunque non sono un coglione, non sono uno scemo del villaggio, però anch'io ho il mio, come posso dire, la mia autorità in questo senso, ok? Quindi ragazzi, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che c'è il mini corso gratuito, trovate il link qui in descrizione. C'è anche la possibilità di accedere al Masterpack di Inglese Vincente, che vi ricordo che è l'unico percorso che vi darà tutti gli strumenti per diventare fluente nella lingua inglese, quindi non per imparare la grammatica, non per diventare bravi nella grammatica, non per fare tanti esercizi grammaticali, ma per sviluppare tutte quelle abilità pratiche che vi servono. Quindi il Masterpack è esattamente quello che state cercando. Se invece volete diventare bravi nella grammatica, volete ottenere certificati, dovete necessariamente andare da qualche altra parte, perché io non mi focalizzo sulla grammatica, né sono qui a vendervi i certificati, ok? Quindi vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima.